Ciao e benvenuta o benvenuto in una nuova puntata del Team Musicale, che finalmente, dopo tutti i problemi di internet del mese scorso, torna. E oggi torniamo quindi a parlare di un nuovo articolo, che è questo qui di Grazia, che recita: questa trappola psicologica potrebbe impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi. Allora, come saprai, qui su Musicista Vincente ogni tanto parliamo di obiettivi, perché fanno parte di quello che io chiamo metodo Morait, quindi metodo che io ho strutturato già diversi anni fa per migliorare le prestazioni musicali, perché purtroppo perché quando noi impariamo a lavorare bene con gli obiettivi, in realtà succedono tantissime cose positive. Allora, riprendiamo un altro poco l'articolo, così si legge. Allora, quindi oggi vediamo questo articolo. Ci sono diversi modi, tantissime infinità per lavorare sugli obiettivi. Ho un mio metodo personale, però diciamo qualunque informazione credo che possa fare a casa nostra. Quindi leggiamo brevemente, perché in realtà non è lunghissimo. Questa trappola psicologica potrebbe impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi. La determinazione nel raggiungere gli obiettivi abbandona sempre colpa dell'over justification effect. Ecco come restare motivati. Allora, in pratica, io come sempre lascio il link dell'articolo in descrizione al video. Praticamente quello che dice questo articolo, cioè andando a provare a riassumere, perché già è breve ma lo possiamo riassumere, in pratica quello che è importante sapere sugli obiettivi è che bisogna sostanzialmente trovare un equilibrio tra la motivazione interna e la motivazione esterna. Praticamente in questo articolo la tesi che si sostiene è che quando viene a mancare la motivazione esterna, dopo si ha un calo delle prestazioni, si ha un calo del rendimento. E questo per certi versi può essere anche piuttosto ovvio e scontato, cioè noi qualunque obiettivo che vogliamo raggiungere, quindi sia sul lungo che sul breve periodo, è chiaro che deve venire dall'interno. Questo è un discorso ovviamente un pochettino più ampio, a che fare con le abitudini. Quindi vi ho parlato per esempio del libro fattore 1%, che è fondamentale, oppure a che fare con i valori, quindi ciò che veramente vogliamo, perché poi da lì c'è tutta una serie di cose. Per esempio, parlo sempre di questo modello, che per raggiungere un qualunque obiettivo, ma se anche il semplice suonare bene, è che si parte dai valori, quindi dobbiamo stabilire quello che noi veramente vogliamo. Una volta che noi stabiliamo questi valori, dobbiamo trovare degli obiettivi che, appunto, l'oggetto di questo video, che sono allineati con i nostri valori, perché se noi portiamo avanti degli obiettivi che non sono allineati a quello che noi vogliamo veramente, quello che ha valore per noi, è difficile trovare la motivazione interna per lungo tempo. Poi, una volta che noi abbiamo questi obiettivi che sono allineati con quello che vogliamo noi, ci servono delle abitudini, e qui per esempio ci aiuta tantissimo il gioco interiore, quella metodologia lì, oppure il libro fatto con 100%, perché una volta che noi abbiamo gli obiettivi, ci servono delle abitudini che, attraverso delle azioni ripetute che devono essere giuste, noi ci possiamo messo il raggiungimento degli obiettivi. E le abitudini sono fatte di azioni, quindi noi quello che andiamo a fare nel concreto, nel fare. Ora, e andiamo a finire in questo fenomeno, cioè il over justification effect, cioè che in italiano questo lo tradotto con effetto della sovramotivazione, cioè uno status mentale che potrebbe sabotare i vostri progressi in qualsiasi area della vostra vita. Quando si ha un obiettivo in mente, è normale e assolutamente corretto desiderare un risultato tangibile, come correre quella maratona o ottenere finalmente un aumento dopo gli sforzi sul lavoro. Ma cosa succede quando le ricompense esterne non sono abbastanza per mantenerci motivati? Ecco che nel gioco questo effetto è implicante. Sì, questo diciamo che è vero, cioè io mi trovo sostanzialmente d'accordo. Però, per esempio, correre quella maratona, per esempio, qui fa questo esempio, correre quella maratona o ottenere finalmente quell'aumento fa parte di qualcosa legato ai nostri valori, o è qualcosa che è legato ad un aspetto di esterna, vuoi fare contento una persona che non siamo noi? Cioè, per questo è importante anche il discorso dei valori, cioè qualunque cosa deve essere legata a ciò che noi vogliamo realmente, così si mantiene la motivazione interna per lungo termine. Perché per esempio con un obiettivo legato, per esempio un'invisa, non so se qualche corso o qualche cosa, in ogni caso se noi lottiamo per qualcosa che non vogliamo è difficile, cioè pure studiare tutti i giorni, impegnarsi per migliorare un pochettino alla volta, ecco, questo è quello che c'è, cioè, scritto fatto 1%, è difficile, non è divertente studiare, non è divertente suonare
cioè fornire prestazioni musicali, fare i concerti, quello che vogliamo noi, cioè il mestiere dei musicisti è bellissimo, è il più bello del mondo, detto in maniera totalmente di parte, no? Però il processo che c'è dietro, cioè mettersi tutti i giorni, per esempio come in questo periodo inizia a fare caldo, in inverno fa freddo, gli spostamenti, vai a lezione e batti la testa su un concetto finché non lo capisci, pure stai tutti i giorni ad allenarti, quindi rinuncia a quelle aperitive, rinuncia a questo, rinuncia a questo, non è divertente. Quindi lì ci vuole tutta una metodologia, per questo è fondamentale capire come lavorare sugli obiettivi. Però credo, questo è un argomento che va sempre tenuto sotto mano, e per questo intanto mi vado a leggere degli articoli, quindi te lo segnalo, quindi vi mando il link in descrizione a questo contenuto. Per questo video è tutto, vi ricordo che da poco ho lanciato, cioè da poco, già da qualche mese, il servizio di music performance coaching, quindi tra altre cose lavoriamo anche su questa cosa, si basa molto sugli obiettivi che andiamo a stabilire, ovviamente questo servizio è a numero chiuso e quindi non posso, solo quando qualcuno finisce il suo percorso, però nel caso ci possiamo organizzare, quindi mi contatti attraverso questo contenuto, ci sono diversi modi per contattarmi, c'è stato anche un video in cui spiego un po' il servizio nel dettaglio, e quindi possiamo fare una consulenza gratuita nel frattempo che si libera un po'. Quindi per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.